d'amori, Sicilia mia li doppe di serra. Questo è per mio padre. Oh, me merda. Bambola, sogno ancora ad occhi aperti, tu sei magica. Principessa dei miei sogni, sei una favola. Un amore programmato per noi due, 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 due. Attivi, dove il cuore corre e supera gli ostacoli. Sensazioni che ci coprono di brividi. Perché siamo innamorati, questo amore è cioccolato. Il sapore delle labbra che tu hai. La nostra storia sembra scritta da un cartone alla TV. Tu ragazzina innamorata, ma iniziata un po' di più. Con i tuoi sogni in cassetto, mi ripeti molto spesso, cavo mi buralizza. Troppo gelosa ma ti giuro, che mi piaci come sei. Sintonizzata a questo amore, fino al 2003. Io che ti amo da morire, vivo sulla mente te.
caldo. Ciao, lo so. Ma che hai fatto i capi? Dai, andiamo, dammi il borsone. Mamma mia, che tempo è merda. Quando cosa sono cagnati in questa città? Quanto tempo? Come vi siete piazzati per la tua guagliola? Io e Biondino ci andiamo spacciando per un certo malerba. E uno nel giro dell'ebbe e del fumo. Guagliù, dimmi che hai cagnato, ma tu sei rimasto sempre solo da strunz. Ti accontenti del briciolo e non vuoi guardare avanti. Ora sta sempre a rete. Per andare avanti bisogna mirare in alto. Più sorda tiene, più stai una faglia. Che cazzo hai a fare con l'erba e con il fumo? No, ma lui ci rispetta. Noi piazziamo l'erba per le strade e lui... E isso in cambio vuoi fare l'elemosina. Isso si arricchisce e a voi vado un briciolo. Guagliù può capire che i sordi fanno i sordi, che il briciolo non sottiene niente. Volesse proprio conoscere a sto benefattore? Ma io dove lo conosci? I prossimi giorni lo conoscerai. Intanto ti sistemi da mia zia, che lei è partita e mi ha lasciato le chiavi di casa. E mia sorella? Che fine ha fatto Anna? Sta ancora con chi là? Non mi è mai piaciuto che lo fa dente. Che la volta che è venuto a Napoli a casa nostra, a esse ci ha detto, vieni con me in Sicilia, ti faccio fare la vita da regina. Sì, sta ancora con Mimmo. Anche loro lavorano per Malerba. E che fa? Eccolo quello che fa tua sorella Anna. Insieme a Mimmo spacciano per Malerba. Tu che ci fai qua? E che sta vita che ti ha promesso che l'uomo è merda? Sempre con quest'aria da padrone. Non sei cambiato per niente. A dove sta Mimmo? Che cosa vuoi da lui? Ci ha già parlato. Salvo! Quanto tempo? Tutto a posto, salvo! Sì, mi accorgo una da voto che mia sorella sta a mia savia. Giuro che t'aggiro. Ma che ha fatto Biondino? Doveva essere già qua. Scusami, se con te sono stato nella tua è più la guarda. Ti dico, e credeva a schermi le porti, mi lascia la prima. Regalando di tutto me stesso e mai lì.
andiamo, eh. Ciao ragazzi. Ciao biondino. Allora mi accompagnate a tua su mamma santissima. Accompagno a te Rosario. Ci vediamo dopo. Che ho da fare? Vabbè. Andiamo. Percentuale tua è la stessa dei tuoi amici. Per ogni pezzo che vendete tu prenderai il 20%. Ogni fine mese verrai stipendiato come viene stipendiato tutta la voce. Usare se prende occhi sticca e strada facendo. A paghi tu del sacchetto, non voglio sapere chiacchiere. Va bene. Una cosa solo però. Mia sorella è nata sta anche un mese via. Sta bene. Pronto, lo so. Pronto, Salvo. Che cosa è successo? Mi hanno detto i ragazzi che c'è uno che va cercando informazioni su di te. E chi hai visto? Dicono che si fa chiamare Usiku. Se so qualche altra cosa te lo faccio sapere. Stai attento tu. Vabbè, stato per accorto tu e la tua aiuto. Fammi sapere. Ok. Sei tu Salvatore Esposito. E tu sei Usic? Bravo, come hai fatto a indovinare? Capù. Devi venire con me, c'è una persona che vuole vederti. Ma mi metta Jack. Lo sai chi sono io? Io purtroppo sono da poco arrivato in città e non conosco a nessuno. Sono quello che comanda la zona dove i tuoi amici stanno spacciando. Mi chiamo Pippo Panarea, detto Calabrese. E tutto quello che ho me lo sono conquistato da solo, senza l'aiuto di nessuno. Io controllo un traffico di droga, racket, prostituzione, un po' di tutto. E quelli che hanno assai soldi hanno per onda mia. E per quello che stanno facendo i tuoi amici, se meriterebbero un mazzate. Ma visto che tu sei arrivato da poco in città,
per questa volta ti lascio stare. Facciamo così. Tu ora ritorni dai tuoi amici e gliene parli. Voi lavorate per me e in cambio mi potete chiedere quello che volete. Non lo faccio, ci ha già pensato. Pensaci in fretta, io sono uno che non mi piace aspettare. Là c'è sempre detto che tu abbia indinesi di due stronzi. Ma voi, spacciate nella zona di Pippo Panarea, detto Calabrese, e non sapevate che le zone sono, ma com'è possibile? Ma noi abbiamo avuto sempre a che fare con Malerba. Nata voto con sto Malerba. Che le una chiave, che non qua, una cosa e niente. Secondo te perché Pippo Panarea gli ha permesso di continuare a spacciare quella monnezza dentro la zona documentista? Perché Malerba non conta un cazzo. Panarea non posso vero. Chiede che te ne sorta. Controlla il porto. A dove arriva l'eroina. Tieno traffico d'armi. Un racket dell'estorsione, la prostituzione. Isse non vero boss. Che cosa l'ha detto? Mi ha proposto di faticare per lui. E tu che cosa gli hai risposto? Che ci ha già pensato. E che cosa pensi tu? Io penso che Codrina passa una volta sola. Guaiù, questa è l'occasione della vita nostra. Ci la facciamo scappare. E con Malerba come facciamo? A Malerba ci pensi io. Chi lavora per me può chiedermela qualsiasi cosa. Quando c'è rispetto in una famiglia, c'è tutto. Mi sembra giusto. Allora, com'è finita? Ho parlato con i miei amici e sono d'accordo. Loro si fidano di me. Tu mi piaci, Salvo. Mi sembra di vedere in te io la prima volta che sono arrivato in questa città. Lo sai perché io, da Calabrese, sono arrivato qui a comandare più di un siciliano? No, Panarea, perché? Perché chi giura con me, giura per sempre. Una cosa però, e te la dico solo una volta, non mi fregate e non provate mai a fregarmi. La prima regola per lavorare bene insieme è che non ci dobbiamo fermare in nessun ostacolo. E tu sai di chi sto parlando. Malerba, chi se lo spero. E allora che cosa mi avevi a dire? Niente, solo che io e Rosario Biondino ci licenziamo. Abbiamo trovato uno che ci paga molto più di te. Sai com'è? Sono affari. La concorrenza non manca. Peccato però, perché stavi cominciando a piacermi, lo sai, male. Prima però ti devo ringraziare per la sistemazione che hai dato a mia sorella quando io non stavo ancora a casa.
Muore, ben merda, facciamo ben merda. Rosa, controlla i cassetti. Guarda, Salvo. Buono. Guarda se te ne so che sto andando. Ci sono anche dei soldi. Pigliatelo, che se sono sordo vostro. Dammi una mano a far sparire sto me, merda. A madrua due sacre a munizia. In questo momento Malerba è diventato concime. Non c'è stacchio nessun ostacolo. Buon Dio, hai visto la Malerba? Ma che era vero? Io posso... E che ci metti sta cavata su motora? Ma che cazzo state facendo? Stiamo brindando la morte di Malerba. Siete due stronzi. Quando si accede no, ma non si brinda. Perché a fine che fattissa potete fare pure tutti e due. Guardate là, guardate, sti scimo. Siete proprio ridicoli. Guardate là. Avete fatto un cesso, l'ha fatto. Thank you.
È stato Mimmo, vero? Modo fai che le critichi, sino accire pure a te. Mimmo! Questa è un'occasione per dimostrarmi quanto vale. Di che cosa si tratta? È una situazione un po' particolare. Ti devi incontrare con una persona e mettervi d'accordo su un affare. Di che cosa si tratta, Pippo? Questo lo saprai al momento opportuno. Dopo che porta a termine questa situazione, ti puoi considerare da famiglia. Li vuoi contare? No, non c'è bisogno. Mi fido sulla parola. La merce al molo arriverà domani notte alle 4, va bene? Sapete, per non dare nell'occhio, vi ho mandato soltanto uno dei miei uomini. Vi consegnerà la roba e poi vi salutate, va bene? Ok. Diceteci a Don Pippo Panarea che è un piacere far affare quello. Anche per lui è un piacere. È stato buono. Altrettanto, compare. Mo me ne vaio, eh? Che fanno fai sorte? Sta tranquillo che prima o poi i soldi ce li facciamo anche noi. Sì, se non ci accirano prima. Peccate!
Dice, guarda, lo scantaste, cagasti sopra. Però se tu vuoi rubare... Sto scemo. A guarda, sono uscito con la minchia. Guardando in faccia a te se ne saputo. Dai, muovo, deve essere che siamo in età. Io, Salvatore Esposito, giuro di essere fedele a questa famiglia, di entrarne da vivo e di uscirne solo da morto. Se non manterrò fede a questo giuramento, le mie carni sanguineranno come sta sanguinando questa immagine benedetta. Adesso sei un uomo d'onore, hai giurato con il sangue e solo il sangue ci può dividere. Thank you.
Questo è quello che ho fatto oggi. E bravo Gazzini. Vieni qua centoro. Continua così. Sti vincereddi sono futuro do commercio. Pronto, Salvo? Sono qui al Duomo. Mi prendo un caffè e poi incontro a Masci. Va bene, ci sentiamo dopo. Masha, come ci va a chiare i femmini? Che cerchi? I soldi? Questi sono i soldi che hanno fatto le ragazze in questo mese. Bravo, si è comportata bene. Questo è un regalo per te. Thank you.
fermata all'improvviso, non so cosa gli è preso. Morivo. Certo che non parte. E certo che non parte, è finita la benzina. Cavolo, me ne sono dimenticata. E adesso come faccio? Come facciamo? Cerchiamo un benzinaio e ci mettiamo 5 euro. Siamo arrivati, io abito lì. Ok, grazie del tuo aiuto, eh? Se non c'eri tu non so come avrei fatto. È stato un piacere. Siamo stati presi dalla situazione che non abbiamo neanche avuto il tempo di presentarci. Io mi chiamo Salvatore. Ah già, è vero, Valeria, piacere. Senti, Valeria, una di queste sere, se tu non hai di meglio da fare, vorrei offrirti un caffè. Sai, io sono napoletano e da noi il caffè è segno d'amicizia. Perché no? Va bene. Fantastico. Allora ci sentiamo, Valeria. Ok, ciao. Mi raccomando, benzina. Sono venuto a sapere che qualcuno sta spacciando della roba che non è buona nella nostra zona. È impossibile, io non so niente. Ci credo che non sai niente. Però dobbiamo scoprire chi è. Cosa vuoi che faccia? Devi trovare il responsabile. Chi compra roba da noi deve rimanere contento. Non deve morire, se no saremmo dei fessi. Che avevi chiesto agli altri e facevamelo sapere. Siamo a posto, facciamo un esame. Già dove? Non ne capito che la roba ti fa morire. Tu l'hai finito, siamo in mezzo. Vuoi capire se o no? Boh, non so, come te la già dice. Tu non capisci proprio, che la roba del cascino. Tu non riesci a capire, ma come te la già dice? Non voglio rotto cazzo. Tu sei frate, ma non si parla. Non mangia rotto cazzo, Non vuoi riuscire a capire. Oh, questa è la vita mia. La vita tua, però sta vita ti fa morire. L'arbitro è carinto. Ma sta vita ti fa morire, stai? Non puoi capire se o no? È la vita mia. Non la è vita tua. La vita tua, la droga. È una cosa che mi fa stare buona. Non è buona, te levo sulla vita, la saluto. Questo lo dici tu. Questo lo dici io. No, lo dici tu quando. E che faccio? Ma c'è rotto cazzo. Ma ci abbiamo fatto la uguale. Rado. Bruno. Ma c'è rotto cazzo. Che sta succedendo? Sto avendo una discussione con mio padre. È questo che... La volta non mi affighi. Ehi! Uè, fatto sentire. Ciao, frate!
Ciao Stefano. Ciao. Te fai ancora tu? Ehi, quanto cosa vuoi sapere? Ah, già sapevi una cosa te. Dimmi. Una cosa che mi sta molto al cuore. Senti. C'è sta qualcuno che spaccia alle mie spalle. E io ho bisogno di sapere chi è. Tu mi hai comprato queste belle parole. Non ci riesci, guai un cielo. Hai sbagliato come persona. Se tu mi dai questa informazione, io ti faccio un bello regalo. Ui, calma qua. Allora, chi è sto merda? Tu vuoi sapere questo struzzo? Quello che spaccia le vostre spalle è proprio un amico vostro. Roberto Lascari. Sta bene. Ah, buono. Fatela bassa per altri 2-3 giorni. Pronto, Rosa? Ho fatto delle ricerche. Ho scoperto che Roberto Lascari ha ritirato da poco dell'Evami Solo. E che cazzo è? Una sostanza tossica e letale che usano i veterinari sugli animali. E ci si può tagliare pure l'eroina. Giusto. E così mi era da confermo. E bravo Biondino. Hai fatto un buon lavoro. Vabbè, ci vediamo. Salto buono, Biondi. Tu di cosa ti occupi? Io faccio il contabile per un uomo d'affari. E tu invece? Io studio giurisprudenza, però nel tempo libero con degli amici abbiamo messo su una piccola radio. Che radio? Facciamo propaganda di manifestazioni contro la mafia. Tutto a posto? Sì, è una buona cosa questa. Niente, non vorrei che tu pensassi che io sia una ragazza facile. Non lo penso. We'll be right back.
Vale. È stato bello stanotte, ma sono dovuta scappare stamattina presto alla radio. A presto. Baci. Vale. C'è sta qualcuno noi che sta spacciando alle nostre spalle. Taglia l'eroina camunnezza e poi sa venne per conto suo. Ne sai niente tu? E che ne sacci? Robbe, non mi sei stronzato. Ho fatto delle ricerche, ho scoperto che hai ritirato da internet dell'evamisolo. Una sostanza che usano i veterinari sugli animali. Io ti ho già fatto scendere in Napoli come tutto l'altro guaglione. E se fai qualche stronzato sono io il responsabile. Avessi acceso solo un tempo che mi stai facendo perdere e poi c'è come sto sentendo dice. Perciò tu dico un'altra volta. Sei stato tu? Poi io padre mi sta male. Ha già ricevuto una lettera a Napoli dicendomi che ci vuole medicina. Sta troppo male e ci vuole una cura veramente forte. Vedi? E non mi potevi cercare a me sotto o a Pippo. Magari pensavo che in questo modo potevo guadagnare di più. E ci volevi mettere un culo a noi, guaglio. A me pure sta bene. Però a Pippo chi ci dice? Spazzori, stai tranquillo. Metto a posto tutte le cose. Ci invento qualche scusa, qualche cosa. E aggiusto tutto. Ma sì, sono sicuro che tu metterai tutto cosa a posto. Cari amici di Radio Street, siamo di nuovo qui riuniti per il solito dibattito contro chi vuole trasformare la nostra bella città in un inferno maledetto. Paura? No, noi non dobbiamo avere paura. Dobbiamo lottare a denti stretti contro questo cancro che sta divorando la nostra terra. Se si è da soli si può avere paura, se si è da soli si può essere uccisi e spazzati via, ma se restiamo uniti e gridiamo tutti insieme a voce alta, nessuno potrà mai tapparci la bocca. No alla criminalità, no alla droga, no alla mafia, no alla violenza.
Oltre al nostro appuntamento quotidiano su questa stazione radio, vi invito a partecipare al corteo che si effettuerà tra un paio di giorni nella piazza del nostro quartiere. Uno striscione fatto da tutti i ragazzi della parrocchia con su scritto No alla violenza. Per adesso è tutto, cari amici. A risentirci presto. Vi auguro una splendida nottata. Mille. Chi stai regalato da sto mese? Fanarea sarà contento. Ma io avete fatto un buon lavoro. Continuiamo così, eh? Non ci siamo fermati. State va a corto, voglio. Mo chi sono sti strunzi? A organizzare l'agguato è stato Masino Lipari, un boss rivale della parte dei perdenti. Vuole appropriarsi della zona del porto per trafficare a droga. È da tanto tempo che cerco di trovare un compromesso con lui, ma lui non ne vuole sapere. Iava testa dura. Vedi Pippo, secondo me fare la guerra non serve a niente. Ci porta solo dei problemi. Problemi grossi. Polizia alle calcagne. E con quello che facciamo non ce lo possiamo permettere. Potimmo fa... Avimmo fa ragionare. Io... È da tanti anni che cerco di farlo ragionare. Ma non ci sono mai riuscito. Babbo Pippo, ma vedi io. Adesso organizzo un incontro e vedremo quello che si può fare. Quando ci hanno sparato la da sera, era un avvertimento, non ci volevano fare la pelle. E come fai a dirlo? Perché chi ti spara, se vuoi essere sicuro che ti accino, ha da venire più una persona, e invece chi lo stava su. È un uomo di Masino Lipari,
un boss rivale di Panarea. Da tanto tempo Panarea cerca di allearsi con lui, di trovare un accordo. Ma chi l'è una capa d'osso non vuole sapere. Vuole tutto cose per esso. Vuole mettere le mani sul porto per trafficare con la droga e tagliare fuori Panarea. E adesso cosa facciamo? Io ho già parlato con Panarea e gli ho promesso che cercherò di portarlo dalla nostra parte. E come? Ancora non lo so, però a maturare una soluzione. Non potremmo fare la guerra fanno nei film, la guerra non serve a niente. Troppo sangue, troppo morte, troppo rumore per niente. Ci porta solo ad avere la polizia alle calcagne, col fiato addosso. E noi non ci potremmo permettere di avere la polizia in coppia e spalla. Specialmente se volemmo continuare a fare cammie savie e roba. Meno rumore facciamo e meglio. Amma tratta questo masino lì. So che ha un negozio in via Garibaldi. Qualche sera di queste ci facciamo un salto. E vediamo di aggiustare la situazione. Ok. Vai per la scostumando, tutto con culo è fuori. Buonasera, avvocato Greco. Buonasera a voi. Cosa volete dal mio cliente? Niente, noi veniamo in pace. Vede, sono pure disarmato. Mi vuole perquisire? Non c'è bisogno. Perché volete incontrare a Tommaso Lipari? Vogliamo proporgli un trattato di pace. Don Pippo Panarea sarebbe contento di lavorare insieme a Tommasino Lipari. Non credo che il mio cliente è d'accordo a vedervi. Avvocato, mi credo. Lo faccio ragionare. È nell'interesse di tutti. E va bene. Vedrò di fare il possibile. Mi sembri sincero. Facciamo una cosa. Ci vediamo sabato pomeriggio. Sarete perquisiti da un uomo. Cercate di essere puntuali. Buonasera. Buonasera a lei, avvocato. Guerre terremote sempre a lutto, ma la vita
ti tolghi di d'affetto, venuto bene su partono tutto. Uomini di parola, uomini di parola. E i due che dovevano accompagnare? Sì, andiamo in cenno. Aspetta un attimo, sulle mani. Cede. Devo controllare. Sulle mani. Oh, vedi che se continua ancora ma diventa d'oro. Andiamo. Rosa, mi raccomando, quando arriviamo da Tripoli, qualunque cosa succeda, fa parlare a me. Va bene. Avanti! Salutiamo, Tommasi. Muoviamoci, che non ho tempo da perdere, che c'è? A cosa serve farci la guerra, Tommasi? Porta solo morti. Noi vogliamo la pace. E allora? Don Pippo Vanarè da tanto tempo che cerca di farvelo capire. Se si è uniti e comparti, i problemi che dobbiamo affrontare saranno più leggeri, non credo. Don Masino Lipari non si allea con nessuno e né tampoco con voi. Sono stato chiaro? E ora vai dal tuo patrone e digli che Don Masino non accetta nessuna alleanza. Chiaro? E se continuate a non capire, avrete ancora mie notizie. Con Macchielli là da sera? Già, e questa volta non sbaglieranno mille. A che te dire, tu a me fai paura. E adesso vattene, prima che getto la tua sporca corogna nel primo cassonetto della munizia. Vattene! Vattene! Vattene!
Pronto, salvo. Sono Bruno. Devo parlare. Allora, di che mi avevo parlato? È morto mio fratello, salvo. Sì, ha già saputo, mi dispiace. E allora? Non voglio asci. Non voglio farti un salvo. Basta questa violenza. Basta questa merda di droga. Ciao, faccio chi? Sappiamo agli uno stanno morendo con colpa nostra. Ma tu lo sai come funzionano queste cose? Chi ci ho dice a qui? Parlaci tu. Chi se deve sicuramente se figlio. Purtroppo quando uno sceglie di fare la vita che faceva tuo fratello, o la compra da noi o la compra da un altro, a fine soi è quello. Tanto vale che soldi facemmo noi, però se tu te ne vuoi scegliere, io te posso pure capire. Non ti preoccupare, ci parlo io con Pippo Panare. Grazie. E mo' a te. Ti fa parecchio. Bruno se ne vuole uscire. E come se ne esci? È un po' di tempo che sta passando un periodo di depressione per la morte del fratello. E Panarea che dici? Panarea sapete me. Che se non ci sta più cagato, può essere che fa qualche fesseria. Non potremmo rischiare. Allora ci pensiamo noi.
Bruno se n'è andato. Peccato. Era un bravo guaglione. Mi raccomando. Funerale ad essere come si deve. E cosa pensi di fare con l'Ipari? Questa è Rosa, sua figlia. Ha 16 anni. Ha ragione da vita sua. La madre è morta dopo che l'ha partorita. E adesso vive da sola con suo padre. E che cosa vuoi fare? Vi faremo una proposta che non si può rifiutare. L'uomo è merda da pagare l'affronto che mi ha fatto. Come ci organizziamo? Tu porta macchina e tu porto Russo e ho sciancato. O biondino e là di lasciamo a mia sapia a continuare gli affari. Non ci potremmo permettere ci fermare. Avviso Russo e ho sciancato di tenersi pronti. Va bene, papà. Dai, ci sentiamo dopo, sto staccando. Sto arrivando. Va bene. Sta arrivando. In macchina. Dice un Russo che si può divertire. Che cosa volete da me? Adesso ci divertiamo.
cosa facciamo con la ragazza? Riportatela a casa. Questa volta. Ma vorremmo che fa libero. Pronto, Rosa? Sì, al cantiere tutto a posto. Dobbiamo riempire solo l'ultimo palastro. Così possiamo andare avanti con i lavori e completare il palazzo. Non possiamo stare fermi. Gli operai devono mangiare. Va buo, mo faccio a barba e poi ci verimmo là. Va buo? Rosa, ti devo salutare. Hanno bussato. Tempo che mi faccio la barba e poi arrivo. Va buo? Ciao. Ciao, ciao, da saluto, ciao. Salvatore Esposito? Sì. Sono il commissario Ferrara. Ti ho fatto alcune domande. Io non hai fatto niente, commissario. No, è solo una formalità, posso entrare? Prego, ora sì. Stavo per fare il caffè, ne volevo un po'? No, in servizio io non bevo. Ma accomodati. Posso? Prego, prego. In che cosa posso esservi utile, commissario? Esposito, tu lo conosci a Pippo Panare? E come no? È un uomo d'affare. Io lavoro per lui, faccio il contabile. E non sai più niente di lui? E che già sapevi, commissario? Non sai che lui è comanda la città? E che ne sai, commissario, è stufato? Ve l'ho detto. Io faccio il contabile per lui. Ora questo non mi interessa. Ma perché c'è suo problema? Parlamoci chiaro, sposato, ma a me non mi interessa. Io voglio incastrare solo Pippo Panarea. È da tanti anni che gli do la caccia, voglio solo lui. Io voglio essere utile, come sa, però non saccio proprio che state parlando. Allora ti dico un'altra cosa. Io avevo un figlio e me l'hanno ammazzato mentre uscivo dalla scuola. E sono stati gli uomini di Panare mentre facevano la rapina. Aveva solo 8 anni. E da quel momento vivo solo per incassare Panare. Commissario, voi non avete niente contro di me. Perciò la potremmo finire pure qua. Io non so niente, che si sono fatto mosso. A me non mi metti in dolenza. Allora facciamo così. Questo è il mio nome. Se qualche volta ti non voglio di parlare, mi chiami. Ciao sposo. Arrivederci, come sta? Pronto? Sono Tommasino Lepare, sono. A
cosa devo l'onore di questa telefonata? Volevo sentire la voce di quell'infame che ha dato l'ordine di fare quella carrognata a mia figlia. E voi che parlate d'onore, di rispetto, eh? E poi siete peggio dell'ana mala, siete. Come potete prendervela con una ragazzina indifesa? Ti assicuro che nemmeno so di che cosa stai parlando, Masino. Mia figlia è stata violentata da uno dei tuoi uomini, chiamiamolo uomini. Io sono un uomo d'onore e come ben tu sai abbiamo un codice da rispettare. Se qualcuno dei miei ha sbagliato e ha tradito il nostro codice, ti assicuro che farò di tutto per riparare. Bravo! Era questo che volevo sentirti dire, Pippo! Mi metterò dalla tua parte, però Pippo, ad una condizione. Dimmi, Masino. Il responsabile che ha mancato di rispetto a mia figlia va a morire, Pippo! Va a morire, capisti? Sarà fatto. Ti auguro una buona notte, Masino. Ti saluto, Pippo, ti saluto, ti saluto. Ciao Pippo, mi volevo vedere? Ti ricordi la prima volta che ci siamo visti? Che cosa ti ho detto? Certo che mi ricordo. Di non provare mai a fregarmi e di non fare di testa tua. Te lo ricordi o no? Sì, me lo ricordo. Ecco, per questo ti volevo vedere. Ora puoi andare. Ah, Salvo! Volevo dirti che stanotte fra me e Lipari c'è stato un accordo. Meglio, no? Meglio così.
volevo che tu ne fossi a corrente. Adesso vai. Sai che alla radio sono arrivate lettere minatorie? Non è pericoloso. Tanto non è la prima volta, è già successo altre volte. Non hai paura? Certo che ho paura, ma qualcuno però lo deve fare. E poi per una giusta causa. Sai, a volte mi viene voglia di fuggire via, scappare lontano da tutti e da tutto. Ricominciare un'altra vita, magari con te. Vedi Valeria, ci sono delle cose che dovrei dirti anch'io. Allo stesso modo come me le stai dicendo tu, ma ancora non ci riesco. Forse è troppo presto. Lo sa, ci vai tu al cantiere a pagare gli operai, che quella se non hanno esordio continua a scioperare e i lavori rimangono fermi. No, vacci tu. Io devo fare una commissione per Panarea. Quale commissione? Che fa per Panarea? No, sai, quelli della radio che fanno manifestazioni contro la mafia, contro la violenza. E Panarea questo non lo sopporta. Gli stanno scassando la minchia. Vuole mandargli un messaggio. Più tardi alle 4 ci sarà un botto che lo sentiranno fino a Roma. Vicino alla radio c'è una scuola materna. A quell'ora sarà pieno di bambini. E Panarea questo vuole. Così che ha a che fare con lui. Sti cose non si scotta. Ci pensa a due ore. Ti sei messo pure a fare ruffiano, lo so. Il sangue no. Quello dei bambini no. Non sai che te dico. E ammaffanculo tutte e due. Dove vai? Vado prima io. Bravo, bravo. Prima vai a fare un tuo culo tu. E dopo vengo anch'io.
Salvo, Don Pippo ti vuole parlare. Vieni con noi. Aspetta, che stai facendo? Ma sì, divertiamoci ancora un altro po' con questo. No! Scappavo, sto figlio di puttana. Come fanno io? Scappavo. Thank you.
Che cosa volete? Cazzillo. Ciao. La portata di un'altra giretta. Bravo. Vieni. Catto del caramello. Stai d'accordo, voglio uscire. Okay. Fierre ti ha portato a me merda. Ero con Manofrato per me. Io mi fedavo di te. E sei stato prima a me tradì.
Lo sai che io non ti tradirei mai. Che sta succedendo? Panare e Lipari si sono messi insieme. E Lipari ha chiesto la tua morte per quello che hai fatto a sua figlia. Sono messo d'accordo in coppa per la mia. Gli ha mandato a te per completare il lavoro. Tu sei l'unico che si può avvicinare più sei a me. Hanno fatto già uccidere Russo. È usciancato. Quando ci vende che tappato mia a Napoli, quella che l'ha accesa e l'ha ci guardata in dall'occhio. L'ha già accesa che sta in mano. Invece che l'uomo è merda Panarea non te ne manco coraggio caccia una pistola. Ti ha usato Panarea, prima con Malerba e poi con Lipari. Tu eri sacrificabile, si è spianato la strada. Mi sta costando caro essere qui. Se scoprono che ti ho visto e non ho fatto niente, quelli mi ammazzano. Vattene Salvo, vattene via, dall'Italia. Dove nessuno ti conosce e tu non conosci. Mi troverebbero comunque prima o poi. Ti ricordi quello che ti ha gerito quando c'è accesa a Malerba? Ormai non si può tornare più a rete. Sono stanco, Rosa. Sono stanco. Ma non mi posso fermare. Sono morto son io, morto sei pure tu. Sto viaggio l'hanno cominciato insieme. E insieme l'hanno fornito. Muovo a tenne. Torna a leccare il culo padrone tuo. E non ti mettere più un coppa a strada mia. A sto momento io non ti conosco più. Quella che sta per arrivare non è una tempesta, è un uragano. State va corto, perché sta arrivando all'inferno e stavolta non si salvi più nessuno. Devo confessarti una cosa, si tratta di tua sorella. Ma che stai dicendo? Che gli è successo a Anna? Se la sono presa anche con lei. Ma che stai dicendo? Che gli hanno fatto a Anna? Gli hanno fatto quello che tu hai fatto alla figlia di Lipari. L'hanno picchiata e poi l'hanno portata al cantiere e l'hanno violentata. Ci stai pure tu. Parlo, a me merda, ci stai pure tu. Sì, ma io non l'ho toccata. Chi è stato? Chi è stato? Rispondi. Usicco e o biondino. Salvo. Fa male, cazzo. Sono contento che sei stato tu a posto loro. Hai fatto la cosa giusta, Rosa. Mo si no.
gli hanno fatto quello che tu hai fatto alla figlia di Liga. L'hanno picchiata, e poi l'hanno portata al cantiere e l'hanno violentata. Dai, rispondi. Pronto? Salvo, ma che fine hai fatto? No, è che sono successe tante cose in questi ultimi giorni. Come stai? Bene. Parlavi davvero quando dicevi che volevi andare via con me? Sì. Anche io voglio venire via con te e ricominciare un'altra vita, tutto da capo. Però prima devo fare una cosa. Non so quanto tempo passerà, ma la devo fare. Tu mi aspetti, vero? Sì. Ti amo. Anch'io.
Pronto? Pronto, Pippo. Qualcuno ha mannato Sicco per uccidermi. E chi è stato? Un ostaggio. Salvo, dimmi dove sei, ti faccio venire a prendere. No, Pippo. Son ghiegato, venga pia. Quel bastardo ha eliminato due dei nostri. Trovatelo e ammazzatelo. Una volta per sempre. Salvo, mi vuoi ammazzare?
Non ti dato questa soddisfazione, parare. Pure se si non me niente. Sarebbe troppo facile starci resso. Tieni. Telefona al commissario Ferrara e fallo con Nicca. Gli racconteremo tutto dall'inizio. Ma che fai? Io mi salvo e tu ti rovini. Ci giuro che ti posso rovinare. Ci voglio provare. Stavolta non ti salvo manco a Dio. Mi dispiace, Salvatore, ma devi venire con me. Con piacere, commissario. Lo facciamo presto. Che ho molto da recuperare. Stata di mille colori.
la quinta l'azzurro mari, e dice la quinta l'azzurro mari. Uomini di parola, uomini di parola. La sorte infame non ti dà ricetto, c'ha guerre di rimote sempre a lutto, ma l'abitante toi che ti d'affetto, venuto appena su un morto nudo.